In questo video flash vi voglio parlare di una delle attività principali sulle quali si basa Pellegrino Parmense, ed è l'agricoltura. Siamo in una stalla, non è un caso quindi che siamo in un ambiente di questo tipo, e io stavo facendo una riflessione qualche giorno fa. Il lavoro dell'agricoltore credo che sia uno dei lavori forse più faticosi in assoluto, tenendo conto che non esistono i sabati, non esistono le domeniche. Vuol dire, è gratificante, questo non lo metto in dubbio, ma è molto faticoso. E se lo vuoi fare bene, stando in una stalla come questa, e io qui non sento odore, e lo vuoi fare poi per produrre un prodotto di eccellenza, come nel nostro caso il parmigiano reggiano. Io vorrei ricordare che qui a Pellegrino Parmense noi abbiamo due caseifici, e quindi vuoi produrre bene e produci un prodotto di eccellenza come il parmigiano. Non possiamo, nel momento in cui ci proponiamo ad amministrare un paese, non tener conto di questa realtà. È una realtà che deve essere considerata come merita. Per essere considerata ci sono tre punti che io mi sento di affrontare in questo piccolo video flash. Il primo è il fatto che un'amministrazione capace deve intraprendere un buon dialogo con le istituzioni e con le istituzioni sanitarie specialmente, per una buona gestione di queste situazioni. Deve intraprendere un dialogo con gli agricoltori, perché effettivamente è importante che le attività che vengono fatte vengano valorizzate e supportate dall'amministrazione nel quale è ubicato l'azienda stessa, e poi deve intraprendere anche un percorso con gli stessi agricoltori, perché come tutte le aziende, anche le aziende agricole si evolvono e quindi hanno bisogno di stare al passo con i tempi. Queste sono le tre riflessioni che ho pensato guardando queste realtà che a me personalmente piacciono veramente molto, e quindi non ci dimenticheremo di questo, io stesso non mi dimentico di questo. Ci vediamo nei prossimi video flash per vedere ed illustrare altri punti del mio programma. A presto.